Ciao, sono Diana Zappia, vado al Galileo Ferraris di Torino e appartengo all'attuale classe della terza N. Ho deciso di partecipare al progetto Asimov perché trovavo molto interessanti le trame dei libri che mi si sono stati proposti, tra cui Hello World. Questo libro è stato scritto da Anna Frai e tratta soprattutto l'argomento del rapporto tra la macchina e l'uomo in un ipotetico futuro. Un futuro che probabilmente stiamo già vivendo ai giorni d'oggi, ma solo in parte. Infatti, andando avanti con le scoperte, andando avanti con gli studi sui robot e sugli algoritmi, stiamo scoprendo molte qualità e potenzialità dei robot che magari prima non conoscevamo, come ad esempio la precisione, che è una caratteristica molto prevalente nei robot rispetto agli uomini. Basta vedere le fabbriche. Nelle fabbriche c'è una grande prevalenza di macchine perché sono più precise, riescono a fare sempre gli stessi movimenti senza mai, tra virgolette, stancarsi e riescono anche a fare meno errori rispetto all'uomo. D'altro canto, però, vediamo che in ambiti come la medicina o comunque gli ambiti giudiziari, non hanno una cosa che solo gli uomini hanno. Potremmo dire che è una caratteristica esclusiva degli uomini, ossia il sentimento, il cuore. Quello è un qualcosa che le macchine probabilmente non potranno mai avere. Mettiamo il caso che ci troviamo, ad esempio, in un ambito giudiziario. Un giudice si trova davanti a due persone, tutte e due hanno rapinato una banca, però bisogna valutare il loro passato per capirne cosa hanno fatto e perché l'hanno fatto, e quindi dare una pena.